Ciao a tutti, bentornati nella nuova puntata di Inside the Game. Questa volta dedichiamo il nostro format di live gameplay a un gioco indipendente, Daylight, il primo gioco in assoluto ad usare il motore grafico di nuova generazione Unreal Engine 4. Come vedete, infatti, abbiamo un dettaglio grafico mai visto in un videogioco, un livello di profondità completamente inesplorato e la possibilità di fare cose assurde che erano praticamente impensabili prima. Non è vero, sto scherzando, non è cambiato praticamente niente. In realtà, avere un motore grafico particolarmente competitivo non vuol dire pressoché nulla se poi le texture rimangono in bassa risoluzione o il mondo di gioco non è pensato per avere ambienti molto ampi e la possibilità di interagire in maniera differente. In realtà, Daylight è semplicemente un gioco indipendente sviluppato dallo software house Zombie Studios che, per arrivare prima degli altri giochi con Unreal Engine 4, semplicemente ha dovuto accorciare i tempi su alcune cose, quindi non abbiamo la profondità artistica di altri videogiochi di nuova generazione, piuttosto un gioco estremamente semplice in cui il giocatore è chiamato a esplorare degli ambienti di gioco di un ospedale psichiatrico che ha tutta una storia e deve ritrovare, diciamo, la sua sanità mentale. La protagonista, Sara, infatti, si ritrova misteriosamente all'inizio del gioco all'interno dell'ospedale e deve un pochettino riscoprire quello che le è successo e nel farlo entra in contatto con la storia di questo ospedale che in passato appunto era stato usato anche come centro di accoglienza per i malati di mente praticamente, quindi potrei andarci anch'io, direbbe Dorin. E poi è stato anche utilizzato appunto per fornire cure mediche come un ospedale tradizionale. Ha avuto tutta una... Sì, però nel film di DiCaprio, Shutter Island, lui non si convince mai di aver torto. E sì, effettivamente assomiglia un pochettino a quello. Comunque, sostanzialmente il giocatore è chiamato a esplorare i locali di cui si compone questa struttura e ritrovare appunto quelle che il gioco definisce reminiscenze. In realtà Daylight è famoso per un altro fatto, è un gioco dannatamente pauroso, ma cioè, questa volta non lo scherzo, non esagero, difficilmente sarete incappati in giochi più paurosi. Perché tutti gli ambienti sono abbastanza limitati, piccoli e quasi sempre oscuri, e questo comporta che il giocatore non sa mai quello che sta per accadere. Sostanzialmente la paura è data da un semplice fatto: bisogna andare alla ricerca delle reminiscenze. In ogni livello ce ne sono 5-6 variabili a seconda appunto di come è strutturato il livello. Per ogni reminiscenza che viene ritrovata aumenta la minaccia, cioè la possibilità che si materializzi dal nulla un'ombra. Nel momento in cui si materializza l'ombra, siccome è totalmente inaspettato ed è avvolta totalmente nel buio, letteralmente hai bisogno di cambiare le mutandine, per dirla in maniera pulita. Non è molto pulita, però se dice devi andare a fare Ma le qualcos'altro. mutandine sono pulite. Sì, effettivamente anche quello ci può stare. Per cui, naturalmente, ripeto, è un gioco molto semplice e indipendente, le possibilità di interazione sono sostanzialmente due. Con le barre luminose, il giocatore ottiene il fatto che gli oggetti con cui può interagire saranno evidenziati. Vedete che ci sono tanti oggetti nel livello di gioco e quindi non è facile capire con quali oggetti è possibile interagire, quali sono quelli che possono contenere qualcosa. E poi ci sono i bengala che sono lo strumento che serve per allontanare le ombre, perché basta guardare un'ombra per morire istantaneamente e dover ricominciare il livello dall'inizio. Quindi è molto importante scappare via dalle ombre oppure usare i bengala appunto per neutralizzarle. Questa stanza poi è altrettanto cruciale perché nel momento in cui... Perché dobbiamo trovare le reminiscenze? Per far apparire un sigillo che è una chiave che apre la porta che consente poi di accedere all'area successiva di gioco. Quindi
raccogliendo le sei reminiscenze di questo livello, in questo caso avremo la chiave e quindi potremo continuare. L'ombra non è comparsa, fortunatamente, e quindi la salute mentale del vostro povero redattore ancora non è stata intaccata. Vedete che con la barra luminosa, ecco che, come non è vero, ancora un pochettino di barlume di speranza, cioè non sono proprio nel caso di Shutter Island, oppure sì. Niente, vedete che avete visto che era evidenziato quell'oggetto e infatti abbiamo potuto interagire, ecco l'ombra del Kaiser. Cioè, veramente non l'ho fatto apposta, è stato tutto molto spontaneo. Cioè, pensate, adesso sto scherzando, c'è qui Dorian, c'è la luce del giorno e quindi è tutto molto per rilassato, ma giocare da soli con delle cuffie con audio direzionale, cioè, è veramente un'esperienza pazzesca, mette paura e pensate addirittura, ed è possibile, giocare questo gioco con Oculus Rift, cioè, quelle ombre vi appaiono proprio in primo piano davanti a voi, sembra tutto estremamente realistico. E quindi veramente Daylight da questo punto riesce alla grande. È veramente molto molto coinvolgente. Certo, il problema del gioco, a parte la semplicità, le scarse possibilità di interazione, perché sostanzialmente è tutto un pretesto per andare a esplorare e andare alla ricerca di queste reminiscenze, il problema del gioco, a parte appunto la semplicità, è che è cortissimo. Cioè, un giocatore bravo che sa dove andare a cercare lo può finire in 2 ore, un giocatore più scarso, tipo il sottoscritto, lo finisce in 3. Però chiaramente è cortissimo, costa però soltanto 14 euro, c'è anche questo da dire, per cui magari considerando il prezzo può essere un'esperienza che conta. Però probabilmente molti di voi sono interessati soprattutto alla grafica. Ci sono un sacco di ottimizzazioni Nvidia che Dorin ama particolarmente, tipo HBAO Plus, che è l'occlusione ambientale, oppure TXAA, che è l'anti-aliasing temporale. E infatti, come possiamo vedere nelle impostazioni, il gioco offre appunto i settaggi Nvidia Gameworks, quindi la profondità di campo ottimizzata Nvidia, l'occlusione ambientale, come vi ho detto prima, e soprattutto che quello che ci interessa di più, i cosiddetti effetti ambientali. Gli effetti ambientali si possono attivare tramite 3 settaggi, possiamo disabilitare tutto oppure abilitare Clot. Abilitando Clot avremo gli effetti, vedete questo shader così avanzato sul tessuto che è la classica implementazione di Nvidia Physics. Mentre abilitando anche il fumo, Clot and Fog, che è l'impostazione di default che ho lasciato, con cui ho giocato fino ad ora. Chiaramente avremo anche Nvidia Turbulence. Nvidia Turbulence è un sistema. No, non mi dire che si è buggato. Si è buggato, cacchio. Non si è ripreso. Nvidia Turbulence è un sistema che consente di gestire in maniera avanzata in tempo reale le interazioni fra gli effetti di fumo e appunto tipo il vento oppure le azioni del giocatore, del personaggio. Oltre a questo, poi Daylight supporta anche la suite Nvidia Gameworks, nel senso che gestisce la compatibilità con Nvidia Shield, quindi lo streaming sulla console portatile di Nvidia, in modo che il gioco viene calcolato comunque dal computer. Ecco, questa è una nuova reminiscenza. E poi mandato in streaming sulla console portatile in modo da giocare. Già mi stavo spaventando un'altra volta perché c'è un oggetto che si è mosso in maniera imprevedibile. Quindi la possibilità di giocare in altri punti della casa con la console portatile. E poi supporta anche Nvidia G-Sync, quindi la possibilità di usare dei monitor abilitati con la scheda video che sincronizza la visualizzazione del frame sul monitor in funzione di quello che viene tirato fuori dal pipeline di rendering, dalla pipeline di rendering della scheda video. Come vedete, in assenza di altre forme di illuminazione, sarà bisogno del suo smartphone, della torcia dello smartphone per farsi luce, e anche questa è una cosa abbastanza innovativa di questo gioco che rende l'atmosfera ancora più carica di tensione.
e poi naturalmente possiamo anche vedere lo smartphone in primo piano per esaminare meglio la mappa. Niente, mi sa che è tutto, vi ho detto le cose più interessanti, daylight in definitiva. Ehi, aiuto, cacchia, no! Ma perché questo lavoro è difficile da fare? Poi tu dici che gioco tutto il giorno, cioè rischi veramente di avere infarti, morte per cessazione dell'attività cerebrale, cioè recensire videogiochi è una cosa incredibilmente difficile. Quindi, in definitiva, non abbiamo chiaramente un miglioramento grafico assurdo rispetto ai giochi dell'attuale generazione, abbiamo un gioco molto coinvolgente che fa paura e che è venduto a un buon prezzo su Steam di soli 14 euro, però chiaramente molto semplice, ha possibilità di interazione limitate e dura non più di 2 o 3 ore. Per Daylight è tutto, vi salutiamo e vi diamo appuntamento alla prossima puntata di Inside the Game.